Quindi, ragazzuoli, ma vi ricordate quel gioco che doveva essere perduto? Ma chi ci giocherà più lo abbandoneranno? It's Just Work, Fallout 76 verrà abbandonato e non funzionante. Beh, a quanto pare sembra, ragazzi, dagli tutti che tornerà la confraternita d'acciaio. Ci saranno due nuove storie principali che arrivano oltre Wastelander che si aggiungono. Alba d'acciaio e Acciaio Spezzato che arriverà in inverno. Tre nuove stagioni, una che arriverà quest'estate, una in autunno e una in inverno con tantissimi piccole novità, due nuove storie principali. Non lo so, ragazzi, andremo in questo video ogni dettaglio. Intanto io ricordo che siamo in live su Twitch, quindi se seguite il link che trovate in descrizione, stiamo girando a donare tutti Steam Pack e oggetti, visto che Fallout 76 è gratis per i prossimi 2 giorni, sarà gratis fino a lunedì alle 18. Lunedì 18 alle 18 sarà gratis, quindi scaricatelo su qualunque piattaforma e giocateci e provatelo. Magari siete fortunati su PC, beccate anche il Kitano, che come vedete in questo video sto donando oggetti ai nuovi arrivati. E intanto faccio il figo con il jetpack. E fondamentalmente ci sono andato solo per quello. E vedi, guarda, il tuo uomo lì ha paura, non si deve preoccupare. Tenete oggetti leggendari. È bello, raga, una delle cose più belle è aiutare i nuovi arrivati, ma fondamentalmente è un modo per fare i figli. Diciamolo. Comunque, raga, ora andremo a vedere tutto quello che sono riuscito a scoprire da quel poco che si vede con roadmap, da quel poco, da tutto quello che sappiamo sulla lore e da quello poco che vediamo dal roadmap. E ecco qui il roadmap, c'è un sacco di roba. Allora, prima di tutto vediamo già che c'è la stagione estiva, la stagione autunnale e la stagione invernale. La stagione autunnale già io leggo la zona contaminata, che quindi non si sa, penso sarà un'invasione di super mutanti toscani che quindi andranno in giro dicendo: stupido umano, madonna buaiola, poi tutte bestemmie così. Ovviamente, vabbè, essendo super mutanti toscani, ci sta, vabbè, a parte le cazzate. Comunque vediamo che dalla novità stagionale estiva che dovrebbe arrivare nell'aggiornamento 20, adesso siamo al 18esimo, quindi non dovrebbe essere troppo lontano. In un Vault si parlava anche del 19 giugno, non vi so se vi ricordate, in un vecchio video, nel Vault 63, in un terminale, si parlava del 19 giugno 2020, che non esisteva neanche la Vault-Tec nel 2020, quindi c'è qualcosa di strano, potrebbe essere collegata alla data di uscita, chi lo sa, di questo DLC estivo. Comunque la cosa più assurda, regà, dai creatori di Baruffa Inarrestabile, Blast Radius e Acchiappa il Comunista, arriva Gaara Leggendaria, un nuovo modo di esplorare la regina occidentale irradiata. Ogni stagione introdurrà nuove sfide e quindi sarà collegata, regà, a sto tabellone qui che vedete qui dietro. Già se ne intravedeva un pochetto dietro il logo principale. Dovremo guadagnare gli score per avanzare in questo tabellone e ogni volta sbloccare qualcosa di nuovo. Dicono che all'incirca ci vorrà un'ora, completando delle sfide, le solite sfide. Ci saranno le vecchie sfide, più nuove sfide, più semplici. Dicono che si sono resi conto che fondamentalmente le sfide erano un po' troppo complicate, tipo vai a fotografare tuo amico dentro un'esplosione nucleare o fotografa un tasso mentre si beve un caffè. Certo, erano un po' complicate. Dicono che ce ne saranno molte altre che si potranno semplicemente sbloccare ogni giorno, del tipo fai un evento giornaliero, completa una missione, cose anche più semplici, ma ci saranno anche le solite sfide. Hanno detto che non ci saranno oggetti che già sono disponibili nel lato home shop, ma soltanto cose nuove, tranne dei kit di riparazione e dei kit di riciclaggio. Solo questi oggetti saranno presenti che già conosciamo. Tutte le cose saranno nuove. Comunque potremo guadagnare pacchetti talento, pacchetti oggetti per il camp, oggetti estetici. Come vedete, tutte queste nuove featuring che aggiungeranno per il camp, per l'armatura atomica. In più ci saranno i talenti leggendari, le nuove carte di talento più alto che si sbloccheranno dopo il livello 50. Qui vediamo un Suntribot, ma non riusciamo a leggere. Sembrerebbe che se abbiamo un'armatura completa e un full set della stessa armatura facciamo il 25% in più di danno, ma dovrebbe essere come il 4 che abbiamo il 25% in più di difesa. Però non si capisce bene perché sembrerebbe che parli di danno qui. Per guadagnare le carte leggendarie sembra che il modo, avevano già risposto a una domanda, quelli di Bethesda, sembra che il modo sia riciclare le carte che non usiamo o i doppioni. Quindi per fortuna sarà un modo anche per liberarci dei doppioni che erano fastidiosissimi. Squadre pubbliche. Trovate squadre con facilità. Ci sarà la possibilità di fare una specie di matchmaking durante la partita per trovare una squadra in automatico e avere dei bonus ulteriori già a quelli della carta perk per fare più esperienza quando facciamo gli eventi pubblici. Se siamo in squadra guadagneremo più oggetti.
un problema colossale, un nuovo evento collegato al boss leggendario del Wendigo Colosso, che probabilmente è collegato al misterioso monolite che troviamo che è comparso in Appalachia. Comunque, sfide della community, il ritorno della marcia dei Fasnetch, che era una mezza cagata, l'evento settimanale della carne, che dovevamo portare la carne a Grom e ci pagava in oggetti leggendari. La zona contaminata, che abbiamo detto prima, con i supermutanti toscani, e prova tutto ciò che l'Appalachia ha da offrire, indipendentemente dal tuo livello, combattimento e ricompensa adattabile al tuo livello, per permettere ai giocatori di livello diverso di avventurarsi nel mondo insieme agli amici, dalle profondità della Valle Tossica ai recessi della Torbiera di Mirtilli. Questa è la più figa, raga, perché Alba d'Acciaio introduce a quanto pare una nuova missione collegata alla Confraternita d'Acciaio, che, come ci ricordiamo, la Confraternita d'Acciaio che era qui in Appalachia storicamente non ci sarebbe dovuta essere in questo periodo storico, ma a quanto pare, come sappiamo, la Confraternita d'Acciaio è stata formata qui in Appalachia soltanto dai soldati che erano in licenza, che non erano più attivi, che comunicando con la Confraternita d'Acciaio chiusa dentro il bunker di Lost Hill hanno saputo tutta la storia che era successa a Mariposa, i supermutanti, la lotta che c'è stata, il governo che faceva questi esperimenti, e si sono resi conto che la soluzione era anche loro unirsi alla Confraternita d'Acciaio e ricrearla anche lì in Appalachia, proprio per fermare le bestie ardenti. Infatti, visto che, secondo me, ora vi dico la mia teoria, visto che la Confraternita non è riuscita e visto che abbiamo visto che quel gruppo di soldati che si è creato in Appalachia ha fatto più danni che altro e oltretutto non è riuscita a fermare le bestie ardenti e gli ardenti che hanno ucciso tutti, compresi loro, molto probabilmente qui cercheremo ancora di nuovo di finire il loro lavoro. E tutto questo si collegherà a Acciaio Spezzato, che parla molto probabilmente del ritorno in Appalachia di alcuni uomini ragazzi, assurda sta cosa, della Confraternita d'Acciaio, che ci raggiungerà non so in che modo, ma ci raggiungerà qui in Appalachia in inverno e potremo collaborare con loro, oppure, visto dal nome che è Acciaio Spezzato, potrebbe anche essere che dovremmo combattere contro di loro, non lo so, ma visto che lì sotto leggo nuovi dungeon giornalieri, potrebbe essere molto molto probabilmente collegato a una cosa che io sogno da quando è uscito questo gioco, che la Confraternita ritorni a finire quello che non sono riusciti a fare quei pochi uomini, quei poveri uomini che sono morti della Confraternita, il generale Moreno e tanti altri che hanno cercato di distruggere le bestie ardenti nel loro nido, e magari finire la storia principale diventi proprio scendere nel nido principale e distruggere del tutto le bestie ardenti. Sappiamo anche che i cinesi sono apparsi in West Virginia con questo DLC e c'è un enorme scavatore sotterraneo che si sposta sotto il West Virginia, e magari, che ne so, potremmo usarlo per arrivare, invece che per bucare il Vault 79, usarlo per scendere nelle profondità nel West Virginia. Poi ci saranno le dotazioni talento personalizzate e facilitate, che credo molto probabilmente saranno collegate al creare dei deck personalizzati per ogni situazione, quindi se vuoi fare un'incursione stealth, oppure cambiare il deck per combattere in mischia, o per commerciare, oppure per portare i materiali, comunque poter creare un numero di deck già preimpostati, credo sia collegato a quello. Devo dire che comunque è molto lontana questa cosa, secondo me l'avrebbero dovuta mettere insieme ai talenti leggendari, perché comunque è una cosa molto importante e devo dire è una delle cose che adesso ancora annoia un po', perché tutte le volte doverti cambiare le carte e metterci tanto per quando vuoi craftare, quando vuoi farmare, quando vuoi, ogni volta devi cambiarle una per uno, ci metti un botto. Rifugi del camp, crea interni istanziati. Sta cosa tradotta così non si capisce. Comunque, shelter camp, quindi come Fallout Shelter, sarà collegato molto probabilmente, ragazzi, a creare il nostro bunker personale. E visto che girava la voce anche che sarebbero stati bannati tutti quelli che, come me, stavano creando dei bunker illegali e non organizzati, e in questo periodo, visto che è appena uscita il roadmap e parla proprio di questo, sia collegato a creare dei rifugi con il nostro camp. Quindi potremo, con l'aggiornamento stagionale che arriverà questo inverno, molto probabilmente creare un nostro piccolo rifugio nel camp, oppure creare uno stesso camp sotterraneo
come il DLC di Fallout 4 che ci permetteva di creare un vault. Spedizioni, nuove missioni ripetibili. Questo, ragazzi, non ho idea di cosa sia. Se è quello che penso io, sarebbe un sogno che si avvera, perché è una cosa che avevo tecnicamente richiesto io. Praticamente, con il problema degli scammer, visto che tanti giocatori si sono organizzati per fare le spedizioni, come sappiamo i servizi di corriere sono all'ordine del giorno in Fallout 76, anche qui in Italia. E molto, non lo so, sarebbe figo, molto difficile come cosa, però se cambiassero il sistema di commercio, anche se sarebbe più macchinoso così piuttosto che commerciare direttamente, però sarebbe figo, potresti praticamente assegnare una missione, quello andrebbe lì, porterebbe l'arma, ti riporterebbe i tappi e magari potrebbero, non so, in qualche modo con queste missioni alzare il budget del pagamento. Perché comunque ci sono armi che sono diventate legacy e adesso hanno un prezzo colossale, superano i 50.000 tappi, quindi secondo me, non lo so, o potrebbe essere questo, semplicemente delle missioni infinite del tipo vai porta soggetto qui, vai porta soggetto lì. Spero di no, spero sia qualcosa di più. Io una featuring che ho detto che volevo aggiungere fra la chat, ho letto che molti gli richiedono la chat, è la cosa più richiesta, la Bethesda ha detto che prima o poi la metterà, ci stanno lavorando, non è fra le prime cose che vogliono mettere, ma la vogliono aggiungere anche loro. Io non sarei troppo d'accordo, perché a me sinceramente non mi fa impazzire, per quanto sia comoda, l'idea di stare in un mondo post-apocalittico e vedere tutti che mandano faccine e cose varie nella chat mi darebbe fastidio. Sarebbe fighissimo sfruttare la ragazza che parla nella radio, che potrebbe avvertire quando ci sono eventi, come faceva Treccani, quindi avvertire su come sta progredendo la storia nella mappa. E quindi sarebbe molto comoda come cosa e sarebbe molto più figa. Oppure semplicemente ogni giocatore tramite il proprio camp potrebbe aggiungere un piccolo annuncio del tipo cerco giocatori, cerco armi, e le persone sintonizzandosi dal Pip-Boy potrebbero sentire la radio e l'annuncio degli altri giocatori. Sarebbe molto da gioco post apocalittico, sarebbe bellissimo. E infatti non lo so, regà, io sto pensando seriamente di farmi il gioco post apocalittico per conto mio e puntare. È un crowdfunding e lo facciamo noi. Comunque, ragazzi, il video finisce qui. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo che siamo in live su Twitch proprio adesso. Quindi, soprattutto, seguitemi su Twitch. Trovate il link in descrizione. Perché? Perché tutti quelli che mi seguivano su Twitch sapevano che il gioco era gratis fin da subito. Perché è stata una cosa istantanea. Appena l'hanno messo gratuito, eravamo in live e l'ho diffuso. E c'è qualcuno che è riuscito anche a raggiungermi su Twitch. Comunque, ciao, ragazzi. Ci vediamo su Twitch. O ci vediamo alla prossima qui su YouTube. Ciao, belli.